L'iniziativa Letti di notte al Castello Ursino è nata qualche mese fa alla Fiera del Libro di Torino, quando un gruppo di CUB Castello Ursino Bookshop, formato da Officine Culturali Karma Communication, si è ritrovato alla Fiera del Libro con le librai di Vicolo Stretto. Abbiamo conosciuto questa iniziativa organizzata da Letteratura Rinnovabile e abbiamo detto: perché non portarla a Catania, perché non portarla in questo meraviglioso posto che è il Castello Ursino? Lo spirito dell'iniziativa è dare valore alla lettura e al libro all'interno di uno spazio che è uno degli emblemi della cultura per eccellenza, il Museo Civico della città di Catania, dentro cui è stato aperto un bookshop museale. Le onde arrivano piano e si spalmano sulla sabbia e prima di tornare indietro lasciano qualcosa. Lasciano sulla riva i loro regali. Abbiamo subito immaginato di animare la corte del Castello Ursino, ce la siamo immaginata al buio, come questa manifestazione prevede. Si cercherà di far arrivare il pubblico attraverso i cinque sensi meno la vista a quello che è un po' il mood di tutto il percorso. Le stanze non areate puzzavano di polvere stantia, le camere da letto di lenzuola bisunte, dell'umido dei piumini e dell'odore pungente e dolciastro di vasi da notte. L'iniziativa è la presentazione che terremo stasera, ovvero Paola Soriga, il suo ultimo libro, La stagione che verrà, è edito da Einaudi. Einaudi fa parte di quelle 50 case editrici che promuovono Letti di notte, ed è stato scelto anche perché mentre stavamo organizzando insieme a Mariangela del CUB, mentre stavamo organizzando è arrivata l'email dell'ufficio stampa Einaudi. Questa è la prima volta che la stagione che verrà arriva in Sicilia ed è una cosa chiaramente un po' più emozionante che negli altri posti, perché è un libro che parla molto della mia isola, che è la Sardegna, il fatto di trovarmi in un'altra isola e quindi immaginare dei discorsi e dei ragionamenti che siano simili è una cosa che appunto emoziona e mi fa essere contenta di essere a Letti di notte a Catania. E cominciano le danze per le vostre papille. Non conosco piacere più semplice. Il primo, quello regalato dal basilico. Letti di notte è una delle ennesime declinazioni che un museo può avere in una città come Catania e con delle persone che fanno impresa anche attorno alla cultura.